Sono le 6:40 e io per la prima volta ho dormito tutta la notte, tutta una tirata, anche troppo perché non mi sono svegliato. Volevo svegliarmi verso le 6, le 5:30 per partire prima, ma niente, vabbè, meglio così. Il ragazzo della reception mi ha fatto davvero il sandwich da portare via e adesso cerco di trovare la strada. Camminiamo adesso piano piano. Di base sarebbero 25 km da fare oggi, ma vediamo se ne facciamo qualcuno di più. Vediamo come vanno le gambe, più che più i piedi. Vediamo se trovo anche un bar aperto, anche solo un caffè, oppure raro, molto raro. Ho preso un caffettino, adesso mi accingo a trovare la retta via in questi piccoli vicoletti tutti aggrovigliati. Sta già facendo giorno, sono all'incirca 25 gradi, quindi si sta abbastanza bene. E allora salutiamo Coimbra e ci dirigiamo verso l'uscita. A causa dei lavori in corso, il cammino, il pezzo di strada che ci dovrebbe portare sul cammino è chiuso, quindi bisogna fare una deviazione. Ancora non ho incontrato neanche una freccia gialla, in questa città, o forse non l'ho visto per il sonno. Comunque adesso bisogna prendere una deviazione, bisogna un po' improvvisare. Trovato. Sapete, ieri non ho neanche fatto caso che era una settimana che cammino. E siamo già a 5 km, siamo ancora nella periferia di Coimbra. Ho visto dalla guida da qui a Porto, mi dà 6 tappe, 6 giorni quindi. Provo a farle ovviamente di meno perché non voglio neanche fermarmi troppo spesso. Però l'unico mio pensiero sono i piedi, la pianta dei piedi, perché stranamente, cioè stranamente, mi fa male. Vedendo le pecore che stanno pascolando, mi è venuto in mente un percorso, una camminata di 3 giorni che volendo posso organizzare insieme a Iago. Sull'asfalto scesero questi tratti blu, primo paese dopo Coimbra, 8 chilometri e qualcosa, statua di Santiago che ci saluta. C'è un bar, prendo l'acqua, una bottiglia d'acqua per caricare la sacca idrica, che è qualcosina di dolce. 1,5 litri d'acqua, 2 ciambelle e 2 banane, 2,55 euro. E a Coimbra certi i prezzi erano più alti, però nei supermercati no, i negozi erano comunque abbastanza economici. Passano i trattori carichi carichi d'uva. Entrando nella campagna dopo la città e sto vedendo tantissimi pellegrini anche davanti a me, quindi dai, è segno buono, comincia a vedersi qualcuno. Parlando con le persone in ostello, con gli italiani, comunque mi hanno detto che dopo Porto la questione proprio cambia nettamente. Chilometri e sono le ore 9, oggi sto andando abbastanza bene. km, sto tenendo una buona media, 5,7. Cerco di fare parecchi chilometri, dai, almeno mi porto un po' in avanti. Ricordatevi di proteggervi dal sole. Arrivati a 20 km, sono le 10 e tre quarti. Cioè, quel tizio si è messo seduto sopra una botte e beve. Che stima! Mi sa che vado a prendere qualcosa da bere, qualcosa di dolce. Avete presente avere la sensazione di essere un pesce fuori dall'acqua? È proprio quella. No, che figata. 99 centesimi. Guardate che bello. Ah, queste sono buonissime. Ah, no, qui poi c'è il maiale. Anche il bancone che fa le cose calde già cucinate, prendo questi due succhi e vado. Guardate quanto pane. Oh, già meglio, e ora si continua. Guardate che bella fontana. Sarebbe il colmo se non funzionasse, però, eh? Non funziona. No, nel senso, spendemole 200.000 euro per fare una fontana che non funziona. Ok, dai, 200.000 forse è un po' eccessivo, però poi quando vedo queste frecce mi commuovo.
L'artista, a questo punto lo definirei, ha proprio tracciato la strada con una curva. Poi magari per 10 km non incontro una freccia, però quando c'è da esprimere il proprio lato artistico, anche in una freccia è possibile. Peccato, con la freccia successiva la magia è già finita. Sernatello, che è il fine tappa di oggi, per la mia guida ovviamente, però tra un pochino ve ne parlo. Allora, siamo a Sernatello, che sarebbe il fine tappa di oggi, 25 km fatti, il mio orologio da un po' di meno perché l'ho attivato più tardi, sono diciamo mezzogiorno, io voglio continuare, voglio fare qualche altro chilometro, la tappa successiva sono altri 25 km che non devo fare, anche se gli ostelli, gli alberghi sono pochi, quindi è un rischio proseguire, però qualche chilometro in più lo devo fare, non voglio per esempio metterci 6 giorni da qui a Porto, visto che per esempio fermarsi in questo paese ha poco senso, no? Perché non è che c'è qualcosa da vedere o qualcosa da... grazie mille! Qualcosa da vedere o qualcosa da apprezzare, quindi proseguo. Vediamo dove arriviamo oggi. Le gambe vanno bene, le piante dei piedi incominciano a farsi sentire, ma è tutto ancora nella norma. Gli eucalipti vengono anche piantati, vengono utilizzati per la legna, come l'eucalipto. Sembra sempre che è un albero malato, che è proprio... e sono tutti così, anche quelli giovani. Vedete, questo per esempio è molto piccolo, molto giovane. Non ho mai visto un cartello brutto così. Ragazzi, ho del gatto. Guarda! Un cavallo! Che sia legata a una corda non mi sorprende, perché qui in Portogallo ognuno ha una corda da qualche parte che l'aspetta. Ma questo è un cavallo bello, bellissimo. Ci sono le mosche che le mangiano. Ciao cavallo, che c'è? Ti danno fastidio queste mosche? Ti metto un po' di autan? Eh già, però vabbè. Ci sono un po' di nuvole, ma... ciao cavallo, vorresti venire con me? Andiamo? Io mica ce l'ho la patente per te. Ti porto al guinzaglio? Vieni? Andiamo? Ciao cavallino. Allora, stavo leggendo qualche vostro commento. Sempre continuano ad entrare domande riguardanti le Salomon. Fondamentalmente non ho un accordo con nessuno, nel senso non è che con la sportiva ho fatto un contratto, ero sponsorizzato, quindi compro le scarpe che più mi piacciono. Sicuramente il prossimo paio di scarpe non sarà neanche una Salomon, perché le provo, insomma, via, non è che mi fermo su una marca. E poi i commenti simpatici del mio termine, gli agricoltori agricolturano. Io poi perché mi freno, perché mi trattengo, altrimenti ci sarebbe da riscrivere il dizionario italiano. Guardate, distributori. Questo è un distributore che fa gli hamburger. Apple Burger, Burger. I prezzi vanno anche bene. No, Napoletanas. Poi una bibita fresca. E poi, cosa un po' più importante, un po' più utile, installazione sanitarias. Guardate un po'. Ma visto che ce so, le uso. Ragazzi, all'intestino non si comanda, Buono l'Aquarius. Questo senza zucchero non l'avevo mai bevuto. Abbiamo superato i 30 km e continuiamo. Il cielo un pochino si è nuvolato, ma non è grave, anzi, e almeno non soffro tanto il caldo. Allora, stando alla mia guida, non ci dovrebbero più essere alberghe. L'unica cosa è che ad Aguanda de Baixo, alla quale mancano 10 km, lì c'è un campeggio dove si può piantare una tenda che non ho. Quindi alla fin fine toccherà arrivare a Aguenda e quindi fare complessivamente 50 km. L'avevo detto, era meglio non fare più tutti questi chilometri, ma poi alla fine sono gli alberghi che ti impongono come devono essere le tue tappe. Per me una tappa da 25 km è un po', non lo so, mi annoio, mi sanno pochi 25 km. E preferisco farne di più e quindi so 50. Andiamo, dai, allora. Ah, poi certo, se trovo un albergo nuovo, non indicato, non citato sulla guida, ben venga, mi fermo prima. Altrimenti continuiamo, che ci frega, dai, tanto ce la facciamo, siamo tosti, dai. Il pomeriggio, quando incomincia a fare più caldo, mi si gonfiano le mani, sento le dita come se fossero delle salsicce. Lo so, se utilizzassi i bastoncini andrebbe meglio anche la circolazione. Lo so, aiutano molto a camminare, la distribuzione del peso, però non voglio. Magari più in là
li riproverò, gli darò un'altra volta la possibilità di camminare con me, ma per il momento mi sanno d'impiccio. Ah, vediamo se qui le mosche mi mangiano. Guardate che spettacolo, a volte appaiono questi palazzi incredibili. Guardate che roba, con un vigneto annesso, bella villa. Pannocchie, e continuano ad esserci gli agricoltori che agricolturano. Siamo arrivati all'acqua del Baixo. Mi sa che è qui dove c'è il campeggio? Ah, laggiù forse c'è un bar. Dai che prendo un caffettino. Mannaggia, è anche una pasticceria, bisogna che le mangi uno. km, ne mancano solo 10, un paio d'ore, 2 ore e mezza al massimo e siamo arrivati. Ah, peccato, mi sa che non lo vedete. Guardate carino, in quella teca c'è Santiago, ci protegge, ci sta proteggendo. E di qua, chi è l'Arcangelo Michele? Ho detto una boiata, ho sentito un amico, un caro amico. Ora si stava andando a preparare per uscire, per fare il sabato sera, per andare a fare l'aperitivo, no? E io ancora qui a camminare. Però siamo a 43 km, mancano solo 7 km. Quello dovrebbe essere il centro, questo dovrebbe essere il centro della città. L'ostello è un po' più distante. Qua sembra una cittadina carina, eh? È lontano, è più di 1 km dal centro. Non credo che ci torno al centro dopo essermi lavato. Guardate che bello però, abbiamo un Lidl aperto fino alle 9 della sera. Mancano 200 metri all'albergo che incomincia a sgoccettare. Abbiamo fatto paro paro, credo. Ed eccoci arrivati, guardate carino che è. Residential Celeste. Boh, mica lo so se si asciugano. Questa è la parte dell'albergo. Invece questo qua c'è tipo l'ostello. Niente di particolare, le stanze sono un po' piccole, però va bene, dai. Allora, vado subito al Lidl, c'ho un test di fammi la pasta, perché mo è tanto che la devo mangiare, forse un piattino di pasta non mi farebbe male. Allora, l'idea di cucinare è bocciata, perché devo prendere un pacco di pasta da mezzo chilo, devo prendere una bottiglia di pomodoro, devo prendere il tonno, poi non sapevo se c'era l'olio di là, se c'era il peperoncino, lasciato perdere. Cucinare è... dai, è divertente sì, ma devi essere più di una persona, se per me da solo, perché poi devi cucinare. Poi devi pulire, insomma, via. Ho lasciato perdere, ho preso qualche cosina così. Ho preso anche una birretta couscous, 2 wrap già pronti col tonno, insalata russa, lo so, io quando ho fame non dovrei andare a fare la spesa perché dopo prendo tutte cose che non servono. Il pane e 2 berline, questo qui è un dolce tedesco, lo prendo sempre quando vado al Lidl perché mi ricorda quando ho abitato in Germania. E l'acqua, 6,80 euro mi pare. C'hai fame? No, non ti danno niente da mangiare? Ma non ti piace? Mi piace. Poi non c'ha fame, lo sta a tirare lucido. A posto ragazzi, ho mangiato, vado solo i wraps, quelli non li ricomprerei. Per il resto, perfetto. Adesso vado in questo gatto è proprio molesto. E vado in stanza, continuo a caricare qualche video, magari a montarlo, anche se sono parecchio stanco. Tanto ci salutiamo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un like se questi video vi piace, almeno ho tipo un feedback, e se avete qualsiasi domanda scrivetemi un commento qui sotto. Ogni oggetto che vedete, ogni cosa che mi porto con me è elencato nella descrizione del video, perché in tanti per esempio mi avete chiesto che tipo di orologio è, che tipo di scarpe sono, e trovate tutto nella descrizione del video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!